C'è un'opera in legge obiettivo che serve per collegare Milano all'aeroporto di Malpensa. Nasce 20 anni fa, si trasforma nel tempo, ha dei sì, dei no, una battaglia intestina anche a livello di territorio, perché non tutti sono convinti della sua utilità. Dopo 20 anni arriva a conclusione quasi del suo iter e arriva completamente trasformata. Diventa che collega Vigevano con Malpensa e Milano è completamente fuori da questa tratta, violando la legge obiettivo, perché l'obiettivo era collegare, ripeto, Milano con Malpensa, e andando a distruggere comunque un territorio che ha cercato di preservarsi, investire sull'agricoltura e che in questi 20 anni si è modificato e non è più quel territorio su cui si pensava di produrre quell'opera tempo fa. I flussi di traffico sono cambiati, Malpensa non è più quell'hub internazionale che doveva essere e soprattutto si è investito in un'agricoltura di qualità che ha valorizzato quei territori, e quei territori devono essere valorizzati per la cultura, l'enogastronomia e non certamente per un'autostrada che passa dalle sue parti. Abbiamo sicuramente in questi territori problemi di viabilità, ci sono problemi di viabilità per tutti i pendolari che vanno verso Milano. E quindi abbiamo il problema di intervenire prima di tutto sulle tratte ferroviarie, la Milano-Mortara per esempio, e soprattutto semplificare il trasporto verso Milano. In questo caso cosa andremo a fare? Con quest'opera oggi il progetto porta a un imbuto che bloccherà il traffico proveniente da nord e proveniente dal Pavese, da Vigevano, ad Albairate, che non avrà uno sfogo per andare verso Milano perché la strada verso Milano ad oggi non è stata più ricompresa all'interno del progetto. Allora io chiedo a voi e chiedo a tutti quelli che ci seguono se ha senso portare avanti un'opera del genere o se ha senso riguardarla tutti insieme, vedere se i costi e i benefici di quest'opera stanno ancora in piedi e vedere se non serve rispondere alle necessità dei cittadini e del territorio, cioè un trasporto veloce verso Milano, una viabilità agile verso Milano e non sicuramente da sud verso nord verso l'aeroporto di Malpensa. Il Movimento 5 Stelle non è per il no alle opere pubbliche, anzi il Movimento 5 Stelle è per il sì, per le opere pubbliche che servono ai cittadini per risolvere i problemi della vita quotidiana di tutti i cittadini. Qui è nata una polemica, tra l'altro orchestrata da alcuni sindaci che poco hanno a che fare con l'opera, vedi il sindaco di Vigevano, perché non vedrà un centimetro di questa strada sul territorio della provincia di Pavia, che dovrebbe, a nostro avviso, preoccuparsi di risolvere problemi che invece Vigevano ha, vedi il cavalcavia alla Marmora che è fermo da 3 anni. Evidentemente quest'opera potrà migliorare la vita di tanti pendolari della provincia di Pavia provenienti da Vigevano, ma se quest'opera collegherà quest'area, questa zona del Pavese, del Sud Milano, a Milano e non a Malpensa. Un'altra cosa che ci teniamo a chiarire è il tema dei finanziamenti. I finanziamenti non saranno persi se verrà modificato il tracciato. Modificare il tracciato non vuol dire annullare l'opera, ma vuol dire ridurne l'impatto sull'ambiente e soprattutto quello che vorremmo fare noi è inserire la tratta che collega Milano. Su quest'opera sono pendenti molti ricorsi avanzati dal Parco del Ticino, dal Parco Sud Milano, dall'area metropolitana di Milano, cioè la provincia di Milano, e da diversi comuni. Come vedete, quindi, è un'opera molto controversa e per niente accettata dal territorio. Per concludere, non è utile fare campagna elettorale su quest'opera. È un'opera importante, evidentemente, per il territorio, ma deve essere ridotto l'impatto che ha sull'ambiente. Per noi è importante risolvere i problemi dei cittadini, che devono arrivare più facilmente e più agevolmente a Milano.